Bentrovati a tutti i nostri spettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Polis, primo piano sulla politica, un programma a cura di Come Don Chisciotte. Nella puntata di oggi tre temi principali. Partiamo con il viaggio di Zelensky in Europa, un viaggio che ha causato una crisi diplomatica tra l'Italia e la Francia a causa di questa famosa cena all'Eliseo tra Zelensky, Macron e Scholz, nella quale appunto la nostra presidente Meloni non è stata invitata, le successive poi dichiarazioni di Silvio Berlusconi che hanno scosso tutta la politica estera italiana e attirato le ire europee e ovviamente ucraine. Successivamente parleremo alle elezioni regionali, analizzeremo i risultati delle elezioni di Lombardia e Lazio che hanno visto il centrodestra imporsi nelle due regioni e infine chiuderemo con il caso Cospito, un caso che continua a far parlare di sé. Cospito è stato portato in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni. Questo ha provocato degli scontri tra gli anarchici e le forze dell'ordine a Milano e Torino e questo 41 bis inizia a traballare. Ovviamente per parlare di tutto ciò insieme a me c'è il professor Luca Lanzalaco. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera L'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera Umberto. a tutti. Allora, come al solito, partiamo con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Sono le 15 del 13 febbraio 2023, quando si chiudono le urne delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio, valide per decretare i nuovi governatori. Il governo di centrodestra si appresta a conquistare le due regioni più importanti d'Italia e tutto sembra scorrere liscio all'interno della coalizione guidata dal partito di Via della Scrofa. Eppure, ancora una volta, queste 2 settimane non hanno affatto regalato notti serene a Giorgia Meloni, tanto in casa tra i suoi alleati quanto in Europa, dove ancora non si è riuscita ad imporre come leader che conta. Andiamo con ordine. Forse offeso per non essere stato accolto benevolmente a Sanremo, Zelensky, nel suo giro europeo alla ricerca di armi, non ha ritenuto necessario incontrare la nostra presidente durante la fatidica cena a tre con Macron e Scholz, scontenta della mancanza di unità e forse già indispettita dal viaggio senza Giorgetti a Washington dei ministri dell'economia francese e tedesco. Giorgia ha potuto far sentire la sua voce solo polemizzando con Macron e dimostrando così un certo isolamento italiano nell'attuale panorama europeo. Colpa dei tentennamenti sul MES? Fortunatamente a prendersi nuovamente la scena è l'intramontabile Silvio, che con un'ardita mossa da stratega politico non ha perso occasione di farsi campagna elettorale e dare un'altra gomitata alla posizione della Meloni in Europa. A parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, ha tuonato Berlusconi, sottolineando che la pace passa dall'America e non certo dall'Ucraina. Un danno, quello alla figura della leader di Fratelli d'Italia, che successivo alla beffa della cena all'Eliseo ha fortemente destabilizzato il governo, come dimostrano le dichiarazioni al veleno giunte dall'opposizione, dall'Europa e ovviamente dall'Ucraina. Nel frattempo, la situazione di Cospito peggiora di giorno in giorno, e con essa la valutazione di come le istituzioni stanno gestendo l'essere ostaggio di uno sciopero della fame. Aspettando il 24 febbraio, quando la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi sul ricorso presentato contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di confermargli il 41 bis, gli anarchici sono scesi in piazza per far sentire la loro voce, provocando scontri a Milano e Torino. Il chiaro messaggio a tutta la popolazione carceraria, da anni insofferente per le condizioni delle carceri, è ormai un campanello d'allarme del governo, troppo esposto per reagire con violenza. Riuscirà la Meloni a rimanere in equilibrio sul baratro? Eccoci tornati. Allora, un delicato equilibrio quello di Giorgia Meloni, che chiaramente ogni passo che compie, sia in casa, abbiamo detto, tra i propri alleati, sia in Europa, rischia di traballare. Allora, direi che il primo argomento, quello insomma della politica estera, quella della situazione di Zelensky, del suo viaggio in Europa, può essere diviso in due parti, perché c'è una prima parte in cui
Zelensky arriva in Europa, va prima a Londra e poi c'è questa famosa cena all'Eliseo tra lui, Macron e Scholz, senza appunto Giorgio Meloni, poi il giorno dopo va a Bruxelles e lì, diciamo, tra virgolette, recupera un po' questa gaffe, perché poi Giorgio Meloni e Zelensky avranno la possibilità di parlare successivamente al discorso di Zelensky al Consiglio europeo. E poi c'è una seconda fase, che sono le dichiarazioni di Berlusconi, che sono arrivate successivamente e hanno totalmente destabilizzato il governo Giorgio Meloni e lo stesso ministro del Tajani, che ha dovuto ribadire comunque quella che è una posizione sempre chiara dell'Italia al fianco della NATO e dell'Ucraina. Ecco, in questa prima fase, diciamo, del discorso, quindi come leggete il viaggio di Zelensky in Europa alla ricerca ovviamente di armi e alleati? Partiamo con il professor Lanzalaco. Buonasera di nuovo. Sì, effettivamente i tempi in cui si è svolto questo processo sono effettivamente due, e cioè chiamiamola la fase europea e la fase italiana. La fase europea vede appunto una Meloni, un presidente del Consiglio isolato volutamente. Io penso che sia una forma, termine brutto, però di intimidazione, di avvertimento, perché la posta in gioco può essere sì quella internazionale e bellica, ma ci sono due importanti poste in gioco proprio per l'Europa, e cioè da un lato il MES e dall'altro lunedì si è aperta la trattativa per il patto per la riforma del patto di stabilità. L'Italia può, attraverso i suoi poteri di veto, bloccare entrambi i processi. Quindi io penso che la Francia abbia voluto far vedere alla Meloni che cosa potrebbe accaderle qualora proseguisse nella linea che sembra essere quella del governo, cioè di non aderire o aderire il meno entusiasticamente possibile meno rapidamente possibile ad entrambe le proposte, quindi decisioni. Quindi questa è la fase europea. Poi c'è quella italiana, con l'uscita irrituale di Berlusconi, e io penso che state formulate varie ipotesi che vanno da quella della senescenza ad altre più politiche e strategiche. Io penso che l'uscita di Berlusconi rientri in quella strategia che avevamo già visto qualche puntata fa, che avevamo segnalato qualche puntata fa, di boat rocking, si chiama, una strategia che consiste nel destabilizzare la barca, the boat, non per farla affondare, ma per far vedere quanto si è pericolosi, quindi quanto sia meglio essere accondiscendenti, acquiescenti nei confronti delle proprie richieste. E il fatto che ci sia stata la doppietta, per cui prima il governo italiano si è ritirato come parte civile dal processo Ruby Ter, se non sbaglio, e oggi ci sia stata la soluzione, conferma a mio parere sostanzialmente questa ipotesi, cioè Berlusconi con una battuta è riuscito sia a destabilizzare il governo, a metterlo in difficoltà, e contemporaneamente a salvare la propria situazione. Ecco, quindi le darei questa lettura di quanto accaduto. Assolutamente, molto interessante. Ecco, Umberto, prima di darti la parola, io direi vediamoci questo intervento di Berlusconi, e anche perché poi Berlusconi probabilmente, potremmo anche dire, interpreta un po' un sentimento popolare che appartiene anche agli elettori di Giorgia Meloni, di comunque del centrodestra, anche dimostrato da Salvini in varie uscite. Quindi c'è una sorta di distacco tra la politica estera che la Meloni sta
attuando ovviamente una politica dettata dalle strategie NATO e quelle che sono invece quella che è la volontà probabilmente del suo elettorato. Allora io chiedo a Giulio di andare con il primo contenuto e poi ti lascio la parola, Umberto. Prego. Non trovo. Io a parlare con Zelensky, se fossi stato Presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore. Senta, la Meloni che dice che per arrivare alla pace bisogna far sì che i due eserciti si equiparino militarmente. Lei non condivide questa cosa? No, io per arrivare alla pace penserei che il signor presidente americano dovrebbe prendersi Zelensky e dirgli: è a tua disposizione, dopo la fine della guerra, un piano Marshall per ricostruire l'Ucraina. Un piano Marshall di 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 miliardi di dollari, a una condizione: che tu domani ordini il cessate il fuoco, anche perché noi da domani non ci daremo più dollari e non ti daremo più armi. Soltanto una cosa del genere potrebbe convincere questo signore ad arrivare a un cessate il fuoco. Qualcuno che ha il coraggio di dirlo, potremmo dire. Che ne pensi, Umberto? Beh, sì, insomma, ha detto quello che nessuno si può permettere di dire in questo momento. E in un momento delicato, secondo me, diciamo, il viaggio di Zelensky in Europa lo collego anche alla visita dei ministri francesi e tedeschi in America. Nel senso che l'isolamento dell'Italia secondo me passa anche di lì, in un momento in cui l'Inflation Reduction Act americano di fatto prevede stanziamenti giganteschi per rilanciare un'industrializzazione americana e rilanciare partnership strategiche che presupponevano un distanziamento dell'Italia e dell'Europa dall'influenza asiatica, soprattutto energetica. E in quest'ottica vediamo anche i paesi storicamente che si oppongono ad aiuti di Stato in Europa e diciamo che hanno una linea rigida rispetto ai vincoli di bilancio europei, che vanno in America in un momento in cui, come spiegava anche un articolo del Financial Times, gli Stati Uniti, stati federali americani forti del carburante economico, diciamo, di queste misure economiche americane, si sono recati in Europa proprio per cercare di invogliare la delocalizzazione di industrie europee in America. Leggevo per esempio che la BMW ha annunciato investimenti per $1.5 miliardi in South Carolina per aprire uno stabilimento per produrre le batterie per i veicoli elettrici. E in questo scenario, quindi, mi sembra di notare che c'è una corsa dei partner, insomma, di Francia e Germania, a stringere alleanze strategiche per evitare una deindustrializzazione forzata a cui l'Europa sembra destinata dalle scelte strategiche del suo padrone, fondamentalmente, e lì questo l'Italia sta venendo isolata, quindi sta venendo relegata a un ruolo di osservatore passivo, destinata quindi a quell'deindustrializzazione che Francia e Germania stanno cercando di evitare, stringendo con partnership strategiche con gli Stati Uniti, e bisognerà vedere appunto cosa emergerà da questo patto di stabilità. Quindi la visione del professore mi sembra condivisibile, mi sembra che ci sia una certa pressione in effetti sul governo della Meloni, e forse anche le frasi di Berlusconi possono essere lette in questo contesto, ecco.
Quindi una questione anche e soprattutto economica, concordate entrambi. Voglio lanciarvi una provocazione prima di passare al secondo argomento. Ma ve l'aspettavate dalla Germania, dopo la distruzione del Nord Stream 2, un completo asservimento che appunto viene confermato sia da questa cena a tre all'Eliseo, sia dal viaggio del ministro dell'economia francese e tedesco a Washington, oppure non so, una sorta di rivalsa era auspicabile. Professor Lanzalago. Ma io penso che, penso anche sulla base di cose che si leggono in questi giorni e si sono lette anche nei giorni passati sui giornali, che la Germania sia in difficoltà, non enormi, però fa fatica a schierarsi nettamente perché ha grossi problemi energetici e sicuramente in una posizione militarmente, strategicamente preoccupante. Quindi, ecco, probabilmente il gruppo politici tedeschi stanno cercando di esplorare, vedere quale posizione può essere per loro più favorevole, cioè lo vedrei come un atteggiamento prudenziale e esplorativo, ecco, questa è la mia impressione. Umberto Del Noce, tu che ne pensi? Sì, penso che in questo momento le difficoltà della Germania facciano spostare i piatti della bilancia tedesca verso una linea di pragmatismo. E quindi, insomma, anche all'indomani dell'articolo di Seymour Hersh, no, sul sabotaggio al Nord Stream e quindi anche alle responsabilità americane che lui individua in questo sabotaggio, penso che la Germania sia costretta appunto a una linea pragmatica di fronte comunque a una crisi energetica, a una crisi inflattiva, soprattutto a un rischio concreto di deindustrializzazione, stia cercando la via più favorevole nel medio-lungo periodo ai propri interessi. Magari chiudendo un occhio anche tutti e due rispetto a una posizione di asservimento che comunque ormai è sempre più palese, ecco. Ecco, forse questa dimostrazione di forza americana con la questione Nord Stream 2 ha chiuso completamente qualsiasi spazio di manovra per chi cercava alleati anche ad est. E passiamo al secondo argomento di puntata, che è quello riguardante le elezioni regionali di Lazio e Lombardia, elezioni regionali che si sono svolte a inizio settimana, come sappiamo, come sanno i nostri spettatori. Elezioni regionali che hanno visto il centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia ottenere una vittoria che potremmo definire politica più che numerica, visto il grande astensionismo che si conferma essere il primo partito arrivando al 60%. E infatti lo abbiamo mostrato anche nel nostro servizio d'apertura. Vi do giusto un paio di numeri e poi vi passo subito la parola. In Lombardia ci sono quasi 10 milioni di abitanti, ovviamente una parte della popolazione è sotto i 18 anni, quindi non va considerata, ma Fontana, che è stato eletto con il centrodestra, ha ottenuto 1.700.000 voti. Nel Lazio, invece, con una popolazione di 5 milioni e 7, tolti i diciottenni, vediamo come Rocca è stato eletto con meno di 1 milione di voti. Quindi un forte astensionismo che ritroviamo nei numeri. Professore, so che lei a proposito di numeri ha una serie di dati che ci vuole esporre, quindi le lascio subito la parola. Grazie, sì, io sì, abuserò un attimo della vostra pazienza, però ho fatto alcuni calcoli e perché ho forti perplessità sul ragionare su come viene fatto normalmente sulla stampa, i telegiornali, sulle percentuali, perché
di fronte, le percentuali in genere, ma in quelle percentuali elettorali sono calcolate come un rapporto dove il denominatore è dato dal numero di votanti. Ora, quando ci sono spostamenti significativi come quelli che tra poco vedremo, il dato percentuale può essere fuorviante. È un esempio banalissimo: se io ho una mela, cioè un cesto con 5 mele e ne prendo una, quello è il 20%. Se nel cesto io ne ho solo due e prendo una mela, quello è il 50%, ma io di mela ne ho presa sempre una. Allora, ecco, io partirei dai dati grezzi, come già un pochino si è fatto, cioè anzitutto queste elezioni offrono, sono molto ghiotte come esperimento, diciamo, perché ci siamo trovati, non tutti ovviamente, però a votare dopo 4 mesi, 4 mesi e mezzo dalle politiche. Quindi è interessante un confronto fra le elezioni regionali e le politiche, ovviamente isolando il dato Lombardia e Lazio, è chiaro, non sul dato aggregato nazionale, perché sarebbe ovviamente sbagliato. Quindi, lavorando sui dati di queste due regioni, considerandole in modo aggregato, dopo magari disaggreghiamolo, ecco, il tasso di astensionismo fra le elezioni del settembre 22 e quelle del febbraio 23, quindi a 4 mesi, 5 di distanza, è estremamente significativo. Cioè, nel 20, 2022, settembre, 25 settembre 2022, hanno votato 8 milioni. 21.809 elettori. Nel 23, domenica, questa domenica e lunedì, hanno votato 5.073.491. Quindi vuol dire che ci sono quasi 3 milioni di, io li chiamerei nuovi astenuti, cioè persone che avevano votato nel 2022 che non hanno votato nel 2023. Per l'esattezza sono 2.948.318. Ecco, questi nuovi astenuti corrispondono, e qui ci rendiamo conto di quanto siano significativi questi dati, a più di un terzo del diciamo capitale elettorale che tutti i partiti avevano. Sempre tutte le affermazioni che faccio valgono per Lombardia e Lazio, non sto a ripeterlo ogni volta, perché che tutti i partiti avevano nel 2022. Cioè, questo significa in pratica che un elettore su tre non, ha deciso di non andare a votare. Sì, ai vecchi astenuti, perché c'era anche prima, si sono aggiunti nuovi astenuti, e questi sono parecchi. Parliamo del 36,7%. Allora, la domanda che mi sono posta, di qui che iniziano a saltare fuori le cose interessanti, a mio parere, è questa: questi nuovi astenuti come si sono ripartiti fra le varie formazioni politiche? Si sono ripartiti ugualmente, perché l'astensionismo teoricamente può riguardare tutti i partiti, o potrebbe riguardare solo alcuni di quei partiti. Allora, se avesse colpito ugualmente tutti i partiti del sistema partitico italiano, più o meno tutti i partiti avrebbero dovuto perdere circa il 36,5%, 37%, 38%. È andata così? No, non è affatto andata così. Alcuni partiti hanno perso molto di più del 36,7%, altri hanno perso molto meno. Quali? Ecco, qui vi do i risultati. Non sto a illustrarvi tutti i calcoli, perché sennò non è più un intervento, diventa una lezione. Allora, possiamo distinguere tre gruppi di partiti. Io non ho considerato
i partiti più piccoli, le formazioni più piccole, focalizzato l'attenzione solo sui partiti di cui si parla sostanzialmente. Ecco, non... E allora abbiamo tre gruppi di partiti. I primi due partiti, primo gruppo di partiti, include il Movimento 5 Stelle e Azione Italia Viva. Questi partiti hanno perso molto di più o di più della metà dei loro elettori. In particolare, il Movimento 5 Stelle ha perso il 68,7% e Azione il 53,2%, quindi più della metà e nettamente più di quel 36,7% che è l'astensionismo generale. Ci siamo. Secondo gruppo, nel secondo gruppo rientrano due partiti che hanno perso circa metà del loro elettorato, ripeto, in queste due regioni, cioè non... e cioè Fratelli d'Italia e Forza Italia. Fratelli d'Italia ha perso il 45,6% dei propri elettori, del proprio capitale elettorale iniziale, 22. Se noi compariamo il dato 22-23, Fratelli d'Italia ha perso il 45%. Forza Italia ha perso il 41,9%, diciamo 42%, quindi quasi la metà dei propri elettori. Un dato, lo ricordo, più alto di quello dell'astensionismo medio. Quindi qui non, il calo dei voti non è giustificato solo come influenza dell'astensionismo. È chiaro? Perché è più alto. Poi abbiamo il terzo gruppo di partiti nel quale rientrano il Partito Democratico e la Lega. Hanno perso all'incirca un terzo del loro elettorato, il PD si è attestato praticamente sulla media, cioè ha perso il 36,5% dei propri elettori e la Lega, che è quella, fra virgolette, che è andata meglio, ha perso solo il 27,8%. Vi faccio due esempi numerici in termini assoluti. Il Movimento 5 Stelle è partito con un capitale elettorale iniziale, cioè voti in Lombardia e nel Lazio, di cifra tonda, 785.000 voti, ne ha persi 540.000, si è ridotto. Fratelli d'Italia, capitale elettorale iniziale, quindi alle politiche del 22, aveva 2.290.000 voti e ne ha persi più di 1 milione, per esattezza 1.043.000. E questa perdita, notate, è stata soprattutto in Lombardia, dove ha dimezzato i propri elettori. In termini assoluti si è passati da 1.443.000 a 725.000, la metà. Quindi, per esempio, le pretese che avanza Fratelli d'Italia sulla giunta lombarda, sulla base dei dati percentuali, sono infondate se noi guardiamo invece i dati assoluti, perché diciamo la Fratelli d'Italia in Lombardia non è andata affatto bene, non è andata affatto bene. Quindi, guardando il dato assoluto. Ultimi due punti. Possiamo dire che, come hanno detto con toni altisonanti parecchi giornali, che ne esce confermato il governo, che il governo ne esce rafforzato. No, non è vero. Non è vero perché se noi andiamo a vedere il dato aggregato, Lazio e Lombardia, il governo partiva con 3 milioni e 700, circa 700 mila voti, e 3 milioni e 700 mila voti nel 22, nel 23 ne ottiene, i partiti che fanno parte della maggioranza di governo ne ottengono 2 milioni e 190 mila. Ha perso il 41% dei voti il governo, non mi sembra un rafforzamento. Se poi volete, dopo vi dico anche, ha perso molto di più in Lombardia che nel Lazio. È stata quindi una vittoria dell'opposizione, neanche per sogno, perché anche l'opposizione è andata male, ha perso il 49%
dei voti, con una debacle nel Lazio, dove ha perso quasi il 55% dei voti. Ecco, quindi per concludere, direi che a queste elezioni hanno perso tutti i partiti, ma c'è stato un solo vincitore, il PAST, il partito dell'astensione. La ringrazio per questo lavoro che ha fatto, che ci mostra appunto l'altra faccia di questi dati. Proverò a riassumere velocemente affinché anche gli spettatori poi possano comprendere meglio il ragionamento. Lei ha paragonato il numero degli elettori che in quelle due regioni si sono avute il 25 settembre con il numero degli elettori che invece hanno votato in queste regionali, e hanno votato in base ai suoi calcoli il 36,7% in meno. E esattamente questo 36,7% in meno ovviamente è una media, perché lei poi ha diviso ovviamente queste perdite tra i vari partiti. Ci sono dei partiti che hanno perso più della metà dei loro elettori, che sono Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. Ci sono dei partiti che hanno perso quasi la metà degli elettori, come Fratelli d'Italia e Forza Italia, in particolare Forza Italia il 46,5% e Fratelli d'Italia il 41,9%. No, è rovescio comunque. Mentre diciamo il terzo gruppo di partiti, Lega e PD, hanno perso quasi un terzo dei voti. Il PD il 36%, la Lega il 27%. Qui diciamo la Lega è quella che ne esce meglio da un certo punto di vista. Esattamente. Quindi diciamo a vincere, come dice lei, è l'astensionismo, anche perché poi sia il governo in generale ha perso il 41% dei voti, sia l'opposizione ne ha perso il 49%. Quindi il dato macroeconomico, cioè macro più importante, è appunto un astensionismo dilagante. E quindi la ringrazio appunto per questa spiegazione, che veramente è una lezione di analisi dei dati aggregati. E a questo punto passo la parola a Umberto Del Nuce. E come affrontiamo, diciamo, da cittadini e da studiosi un po' delle dinamiche politiche, questo astensionismo dilagante? Umberto, come leggi tu questi dati che appunto il professore ci ha raccontato? Questi dati credo che siano molto interessanti nel fotografare comunque un distacco che sta diventando cronico tra la politica e il sistema paese. Non, seppur l'analisi secondo me sia significativa, temo che non si possa fare forse un parallelismo perfetto fra elezioni nazionali ed elezioni locali, perché nelle elezioni locali si instaurano poi dinamiche legate alla territorialità. Per esempio, io sono in Piemonte e conosco gente che nelle elezioni nazionali vota un partito e in quelle regionali o amministrative un altro, perché forse in quelle locali il nome conta anche. Però sicuramente dimostra che vi è forse uno scoraggiamento, una disillusione maggiore addirittura nelle elezioni più locali, una sfiducia maggiore nel fatto che la politica abbia strumenti in effetti per incidere significativamente nella vita dei cittadini. Ormai la maggior parte delle persone ritiene che addirittura il governo centrale non abbia le risorse o gli strumenti per poter mettere in atto politiche in maniera autonoma e significativa, ma a maggior ragione i dati dell'astensionismo regionale parrebbero illustrare una sfiducia ancora maggiore a livello locale, una sfiducia d'altronde non ingiustificata.
Però sicuramente si è di fronte a un vulnus molto forte in un sistema democratico, perché laddove l'astensione addirittura supera il 50%, è evidente che qualunque partito vincente in realtà non è rappresentativo della maggioranza del paese. E significa che c'è una maggioranza silenziosa, le cui istanze, il cui pensiero non viene riflesso nelle dinamiche politiche. E il fatto di non dare percentuali in termini assoluti, ma semplicemente relativi, fa questo gioco nel far sembrare che un partito abbia, non so, un appoggio popolare gigante, mentre così non è. Eppure su poi numeri in termini assoluti bassi, quei partiti vanno a rivendicare poteri sempre più estesi, che si vorrebbero sempre più accentrare. Ed è evidente che si snatura alla base il concetto di democrazia, laddove la maggioranza decide, non è come quando da bambini ci dicevano la maggioranza vince. In realtà la democrazia non significa questo. La democrazia non si esaurisce appunto in un dominio della maggioranza, ma la democrazia dovrebbe essere quel sistema in cui anche le anime più piccole di un paese vengono rappresentate, e quindi un sistema in cui poi la decisione politica finale rappresenta un compromesso fra le singole anime e le singole sensibilità del paese. Ed è evidente che se il 50 o addirittura il 60% del paese non viene rappresentato, di una minoranza che diviene maggioranza diviene sproporzionato rispetto ai reali assetti culturali e anche di sensibilità del paese. E questa è una, diciamo, ferita molto grossa nell'impianto democratico, e che si fa sentire tanto più dove si vorrebbero introdurre delle modifiche importanti come il presidenzialismo, come l'autonomia differenziata, ma da parte di comunque movimenti politici che comunque in termini assoluti non rappresentano la maggioranza del paese. E quindi come cittadini e come amanti della democrazia dovremmo tutti stare sull'attenti, ecco. Assolutamente, assolutamente. Sembra che i partiti ormai abbiano compreso che rappresentare il paese non è più possibile, perché appunto oramai chiaramente il paese ha compreso che loro rappresentano interessi che vanno al di là della volontà dei cittadini, però a loro basta semplicemente poter governare, poter decidere e il resto va da sé. Quindi questo scollamento che giustamente entrambi voi evidenziate. Non è in nessun modo, almeno a quanto sembra, nella mente dei partiti risolverlo. Loro No, continuano a fare il loro lavoro. Esatto, di sì. sicuro non c'è nessun interesse a modificare questo stato di cose in cui comunque basta, per esempio, 1 milione di voti su 10 milioni per diciamo aggiudicarsi una regione. O basta un numero sparuto di voti per essere il primo partito in Parlamento, magari avere una maggioranza parlamentare. E comunque anche la diminuzione del numero dei parlamentari va in questo senso, perché vuol dire che ogni parlamentare rappresenta in realtà una fetta di popolazione molto più ampia, però è anche una, diciamo, dinamiche parlamentari si diventano più semplificate, però diciamo, a discapito delle lungaggini, diciamo, della democrazia, ma a vantaggio di chi ha interesse in tempi più rapidi, ma non a un dibattito democratico più approfondito, ecco, in un certo senso. Certo, assolutamente. Concludiamo con il terzo argomento della puntata, che è il caso Cospito, un caso che è diventato sempre più importante a livello nazionale a causa soprattutto dell'aggravamento delle condizioni
dell'anarchico che è stato trasferito in ospedale la scorsa settimana. È un ospedale che è stato ovviamente blindato dalle forze dell'ordine. Ricordiamo che lui era in sciopero della fame, o comunque un cosiddetto sciopero della fame, in quanto comunque si nutriva di integratori. Da quando più o meno praticamente si è instaurato questo nuovo governo, e successivamente, quindi al suo trasferimento presso l'ospedale San Paolo, sono scoppiati degli scontri tra gli anarchici e le forze dell'ordine nelle città di Torino e Milano. Nel frattempo, la difesa dell'anarchico ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di confermare il 41 bis, ricorso che dovrà essere valutato dalla Corte di Cassazione il 24 febbraio, quindi tra circa 10 giorni. Professor Lanzalaco, come legge lei questo caso che oramai è divampato nell'opinione pubblica e ha sempre più le telecamere puntate? Sì, non entro negli aspetti giuridico-legali perché non è il mio mestiere, quindi valuto la situazione dal punto di vista politico. E io, sulla base sia di quello che si legge sui giornali, sia della visione delle clip che sono disponibili su YouTube degli scontri, e guardando anche un minimo la cronologia dei fatti, io penso che certamente c'è un'espressione, sicuramente un'espressione di solidarietà degli anarchici nei confronti del loro compagno che versa appunto in una situazione che rischia di diventare drammatica. Quindi sicuramente c'è questo. Però se noi guardiamo alcuni fatti, primo, lo sciopero della fame di Cospito inizia esattamente il giorno in cui si insedia il governo Meloni, punto uno. Punto due, e quello che viene richiesto anzitutto da Cospito è un intervento del governo non ad personam, ma in generale per l'abolizione del 41 bis. Per lui e per i mafiosi, non dimentichiamo che questo è stato detto da lui. C'è questo episodio abbastanza surreale della visita dei parlamentari, fatto che parlamentari, perché uno è ex ministro della giustizia al carcere, che hanno parlato con i mafiosi prima ancora di parlare con Cospito, pare, e quindi o meglio, su invito di Cospito. E quindi io penso che sia un messaggio più ampio, un invito più ampio, più generale alla popolazione carceraria che versa, e questo è un punto importante, in condizioni drammatiche. Cioè dall'inizio dell'anno scorso ci sono stati, beh, anzitutto Cospito non è l'unico che sta facendo lo sciopero della fame, ma ci sono altre 30 persone. Secondo, dall'inizio dell'anno scorso ci sono stati, questo non lo dico io, l'ha detto, pubblicato il giudice Caselli, e ci sono stati 85 suicidi e quasi 1.000 tentativi di suicidio in carcere. Notate che questi atti suicidiari non riguardano solo la popolazione detenuta, ma anche, seppur in misura minore, le guardie penitenziarie. Quindi quella delle carceri è una mina vagante, è una polveriera che può innescare processi di ribellione, di rivolta, che fanno parte del repertorio anarchico, cioè non stiamo parlando di cose esotiche, strane, fanno parte. E quindi io li leggerei all'interno di questo quadro, cioè una situazione di fortissimo disagio. Voglio far notare che in Italia sul problema delle carceri, del problema delle carceri se ne occupavano un tempo i radicali, che pare adesso se ne siano almeno temporaneamente dimenticati, e attualmente se ne sta occupando attivamente il quotidiano Domani, che da qualche mese fa una campagna sulle carceri, e ha iniziato anche il Fatto Quotidiano a pubblicare degli articoli
molto critici nei confronti della politica penitenziaria. Quindi io collocherei la vicenda Cospito all'interno di un quadro politico più ampio, che a prescindere dalla situazione drammatica, che rischia di diventare drammatica, e deve essere comunque affrontato. Cioè il rischio è quello che si risolva, speriamo positivamente, il caso Cospito, ma che rimanga la situazione drammatica per tutti gli altri ristretti, per tutte le altre persone detenute. In una situazione destabilizzante come quella da cui veniamo, dopo oltre 2 anni di proteste da parte appunto della popolazione, non sarebbe sbagliato individuare appunto negli anarchici uno di quei gruppi che vuole far saltare un po' il sistema, tra virgolette, cercare di forzarlo in qualche modo. E Umberto Del Noce, chiudiamo con te, perché giustamente il professore ha trattato l'argomento dal punto di vista di questa strutturazione sociale che il gruppo degli anarchici sta avendo e di questa sua vicinanza al mondo carcerario, però c'è un tema, quello del 41 bis, che forse verrà revocato, che chiaramente va affrontato. Un 41 bis che sappiamo è nato per isolare i mafiosi, chiaramente Cospito non rientra diciamo strettamente nella cerchia dei mafiosi, lui è un anarchico, quindi il 41 bis è stato deciso per evitare che lui potesse poi conferire con anarchici all'esterno e quindi progettare nuovi episodi di violenza, però il 41 bis è deciso, se non sbaglio, dal ministro della giustizia. Ecco, allora facci un po' un quadro dal punto di vista giuridico del 41 bis e come credi si risolverà la questione. Beh, sì, 41 bis in realtà è nato, diciamo, l'origine degli anni, la legge Gozzini dell'86, quindi, che era però, diciamo, relativa unicamente a casi di rivolta nelle carceri o comunque di emergenza. E poi, dopo la strage in cui ha perso la vita Falcone, diciamo, si è strutturato in una maniera più politica, anche perché in effetti, come dicevi tu, viene il compito del ministro della giustizia decretarlo e quindi sospendere l'esercizio normale, diciamo, dei diritti del detenuto. Nel tempo però i reati presupposti per il quale il 41 bis poteva essere applicato è stato esteso, ed è stato esteso anche ai delitti di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico con atti di violenza, ed in questo senso che è stato dato anche in questo caso. La questione è delicata perché tra l'altro avviene all'indomani dell'agosto 2022, in cui la Corte d'Appello ha depositato le motivazioni per la sentenza d'appello per la trattativa Stato-Mafia. Perché è delicata la questione? Perché in realtà l'abolizione del 41 bis è stato un punto centrale della trattativa fra lo Stato e la mafia in seguito alla stagione stragista. Allora, questa sentenza d'appello, le cui motivazioni appunto sono freschissime, agosto 2022, seppur ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha fatto, diciamo, un favore tra virgolette alla politica, assolvendo la classe politica di quegli anni, però ha dichiarato anche delle cose interessanti, cioè ha comunque stabilito che la trattativa c'è stata, però l'ha, diciamo, ridotta, la trattativa viene definita improvvida iniziativa da parte dei carabinieri che avrebbero cercato degli accordi con la mafia per attenuare la politica stragista. Però poi viene anche, per esempio, individuato in Scalfaro un soggetto che all'epoca si era diciamo speso per addolcire il regime carcerario, aveva fatto sospendere l'allora direttore del dipartimento
l'amministrazione penitenziaria, si era opposto alla nomina di Falcone come vice direttore del dipartimento e era intervenuto, diciamo, per alleggerire il regime carcerario, perché va segnalato che il regime di 41 bis nasce come elemento provvisorio, per cui il Ministero di Giustizia lo poteva dare per un regime di tempo limitato, poi poteva essere prorogato o meno. All'indomani della strage, delle stragi del 92, venne revocato poi per centinaia di mafiosi, e nel tempo è stato notato che vari governi di un lato e dell'altro sono intervenuti a realizzare quelli che poi sono emersi come gli elementi delle richieste della parte, diciamo, mafiosa di questa trattativa. Quindi interventi per cercare di abolire l'ergastolo, la chiusura dell'Asinara e i carceri di Pianosa, per esempio, i carceri duri, e la limitazione del 41 bis. Nel 2001-2002, adesso non ricordo con esattezza, il governo Berlusconi l'ha reso legge. Però la polemica, diciamo, non si è fermata su questo 41 bis. Allora, in questo momento, anche all'indomani dell'arresto di Messina Denaro, insomma, ritornano in mente vicende spiacevoli della Repubblica Italiana, per cui è sicuramente una situazione delicata. La situazione delle carceri è sicuramente una situazione terribile. Io personalmente ho avuto la possibilità di visitare delle strutture carcerarie e obiettivamente sono situazioni particolarmente tristi e sicuramente si può discutere dell'elemento politico del 41 bis, nel senso che comunque è una misura dai sapori politici, perché in effetti è il ministro della giustizia che ha la facoltà di decretarlo. Però dal 2009 è facoltà del Tribunale di sorveglianza revocarlo in caso di provvedimento illegittimo. In questo caso si deve vedere, il ministro della giustizia ha fatto capire che lui è contrario cioè è a favore di questa misura. E bisogna vedere cosa deciderà il Tribunale, la Cassazione. E sono fasi molto delicati e viene sospetto comunque che anche questo diventi poi uno strumento per minare anche internamente una posizione del governo che già sul piano internazionale risulta piuttosto fragile. C'è da dire che in effetti gli esponenti del PD che vanno in carcere da esponenti mafiosi a prendere direttive su un'eventuale abolizione o comunque diciamo una presa di impegno a spendersi per l'abolizione del carcere duro all'indomani di una sentenza comunque sulla trattativa Stato-mafia accende così degli scenari non del tutto edificanti per le nostre istituzioni, che emergono comunque da una stagione altamente torbida, di cui non si sanno ancora bene i contorni e di cui forse soltanto fra un po' di anni, insomma, forse si saprà effettivamente la portata e la profondità di questi, diciamo, tentacoli. Sicuramente possiamo dire quindi un caso complesso che va analizzato, come giustamente avete fatto entrambi, nella sua complessità, e forse questa è la cosa più importante perché c'è tanta carne al fuoco. Cospito,
non è più a questo punto soltanto un uomo, ma diventa un simbolo di varie questioni presenti e passate. E quindi forse lo scopo di noi che ne stiamo qui a parlare è proprio quello di cercare di lanciare un messaggio a chi ci ascolta, a chi ci guarda, circa la complessità con cui questo tema deve essere trattato, perché si assiste, come nella maggior parte dei temi odierni, a una radicalizzazione delle parti, a un tifo tra chi appunto lo vorrebbe fuori e chi non lo vorrebbe fuori, quando in realtà c'è appunto tanto da dire e c'è tanto che lui rappresenta. Vi ringrazio di essere stati anche con me questa sera. E siamo andati lunghi, ma appunto gli argomenti erano importanti. E vi saluto e vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata. Arrivederci, professor Lanzalaco, Buonasera. arrivederci, Umberto Del Noce. Buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci. Arrivederci ai nostri spettatori.